Su Spettacolo Mania diamo il bentornato a Me Contro Te, Sophie Louis e naturalmente a Gianluca Leuzzi, regista di questo film Vacanze in Transilvania. Allora, vedo anche i vostri abiti colorati a tema. Intanto vi chiedo subito, il film esce ovviamente sotto Halloween. Secondo voi perché questa festa piace tanto ai bambini e cosa vi piace? Cosa piace a voi di questa festa? Intanto è una delle nostre feste preferite. Ai bambini piace tanto perché si ha la possibilità di vivere quel brivido un po' della paura, ma anche di camuffarsi, di travestirsi per Halloween, quindi ci si diverte con i vari travestimenti e poi si fa dolcetto scherzetto che è divertentissimo, Sì, quindi. in più è una festa che spesso si vede nei film, nelle serie TV americane, i ragazzi che festeggiano Halloween, quindi sicuramente anche per i bambini italiani è molto ispirazionale. Certo. Veniamo al film naturalmente, insomma anche questa volta dovete salvare il mondo, anche un po' voi stessi ovviamente, e avete dei nemici, avete degli alleati, raccontateci un po' di questo diamante, quello ovviamente che potete dire senza togliere la sorpresa. Questo è il quinto capitolo della nostra saga. L'avventura continua e va in Transilvania. Infatti, andremo proprio al castello del Conte Dracula insieme a tutti i nostri amici che già hanno conosciuto per cercare di fermare il piano malefico dei cattivi che vogliono oscurare e distruggere il mondo. Per farlo, però, dovremo vivere queste giornate col Conte Dracula, dove lo conosceremo meglio e conosceremo anche la figlia, il maggiordomo pattumiere, un maggiordomo zombie. E sarà un'avventura, direi, spaventosamente divertente. Chiedo a Sofì, che sei una ragazza, questo rapporto tra Dracula e la figlia Ombra, insomma, è un rapporto un po' particolare che può far riflettere, insomma, anche i bambini e i genitori, penso, che portano i bimbi al cinema. Assolutamente sì, il rapporto tra Ombra e il Conte Dracula sicuramente lancia un po' il messaggio anche di questo film, cioè che è il tema della diversità e dello scontro generazionale che si ha anche oggi tra i genitori e i figli e di quanto i figli oggi abbiano delle visioni totalmente diverse da quelle dei genitori, però noi appunto parliamo di quanto sia importante per ogni figlio sentirsi accettato dalle persone a cui si vuole più bene, quindi dai genitori. E infatti Ombra, che desidera un mondo di colori, si scontrerà col padre che invece vorrebbe vivere in un mondo fatto di tenebre e di paure e di buio. Però il padre alla fine riuscirà, insomma, ad accettare questi valori della figlia e a cambiare anche idea. Tra i messaggi c'è anche il fatto un po' di saper affrontare, no, le proprie paure. Secondo voi di cosa hanno più paura i bambini oggi? Lo chiedo anche al regista, ovviamente, Sì. è una Secondo me oggi si ha riflessione. paura di annoiarsi. I bambini di oggi, infatti, sono sempre lì a cercare di qualcosa da fare perché non sono abituati a stare fermi Sì. a guardare un po' il tempo che passa, devono sempre fare qualcosa. La paura è un po' è il motore, ovviamente, del film. Dovremmo ognuno di noi superare le proprie paure, e la nostra era quella invece di rimanere soli e di perdere i nostri amici. Sì, sicuramente. Il messaggio è: una volta riuscita a superare la paura, si diventa una persona migliore, soprattutto si riesce a vivere in un mondo migliore. Quindi le paure fanno parte della vita di tutti noi, ma riuscire a superarle ci rende delle persone migliori. È un film ovviamente che parla di paura, ci sono dei quadri che si muovono, insomma, però tutto a misura di bambino, naturalmente. Assolutamente sì, Certamente, sì. il film ovviamente è comunque super colorato e anche molto divertente, ma è pieno di musica. Infatti ci sono ben quattro canzoni originali e tutte ispirate a delle sonorità degli anni 80 e anni 90. Infatti ci sono dei chiari riferimenti a Michael Jackson con Thriller, con delle coreografie, Ho sì, notato il video. delle coreografie ballate nel cimitero con degli zombie. Che speriamo possano coinvolgere anche un po' i genitori in questa avventura. Quando lui e Sofì mi hanno chiamato, mi hanno detto il quinto film lo vorremmo fare ambientato cioè per Halloween, ambientato nel castello del Conte Dracula, la prima cosa che mi è venuta in mente è stato Carletto il Principe dei Mostri, anime, Come diciamo, della no? mia generazione, da cui io sono molto affezionato. Ovviamente quando poi gliel'ho detto, mi hanno detto: ma chi è? Ve lo spiego io dopo quando abbiamo finito l'intervista. Ce l'ha già spiegato poi alla fine. Vabbè, comunque dicevamo appunto il quinto film in quanto? 4 anni? Siete proprio Esatto. prolifici, avete tantissime cose da dire e diciamo che arriverà subito il prossimo perché dal finale si capisce che ci sarà già un prossimo film. Sì, che tra l'altro Esatto, apre a un nuovo mondo che però ancora stiamo pensando, quindi.
Per ora godiamoci questo. Ok, buon Halloween, vi seguiremo naturalmente nelle vostre anteprime, vedo che siete pienissimi di bambini. Mandiamo un bacione gigantesco a tutti gli amici di Spettacolo Mania, ciao! Saluto le trote, yeah, yeah, yeah. Nini, ci vediamo al cinema!